Testicloni Show 2! Salve a tutti amici iscritti e benvenuti in questa nuova puntata di Testicloni Show stagione 2! E oggi parliamo dei Pokémon! Sì, dei Pokémon! Le creature tascabili formato. Sì. Oggi parleremo della serie dei Pokémon, un anime molto bello, simpatico. Vabbè, parleremo di tutte le 10 serie, perché dura a lungo parlare di personaggi, eccetera, eccetera. Va bene. Questa serie è iniziata nel 1997 ed è ancora in corso. 25 stagioni, sì. 11.074 episodi, ha superato parecchio i Simpson. Esatto. Ed è trasmesso su Italia 1 con le prime 10 stagioni, Jetix, K2, che adesso è già in onda con la stagione attuale, e Disney HD. Italia 1 ormai trasmesso negli anni 2000, i Pokémon. Peccato che non li fanno più, purtroppo. Creatori non li manda nessuno. Sappiamo che è un cartone animato giapponese. Va bene, iniziamo. Con la prima stagione, Pokémon Ash Ketchum va dal Professor Oak per scegliere o Bulbasaur, o Charmander, o Squirtle. E Ash vuole scegliere uno dei tre, ma tutti hanno scelto i Pokémon iniziali. Ma rimane uno solo davanti al Professor Oak, il Pikachu, che così Ash Ketchum e Pikachu sono diventati sempre migliori amici del suo decimo compleanno. Tuttavia incontra anche Misty, quella bella ragazza da capopalestra, Sexy, vabbè, un personaggio bello, e Brock, un personaggio che ha sempre gli occhi chiusi. Chissà perché Brock ha sempre gli occhi chiusi. È un negrotto che è sempre innamorato dell'infermiera Joy, assieme ai Team Rocket, che è formato da Jesse, James e Meow. E tra un po' l'altro membro arriva in Norwich Island, quello Wolfblood, che c'è. Wow, Wolfblood! Sì. Che insieme catturano i Pokémon. Che lo sapevi? Jesse e James assomigliano molto ai Yumi e Emi. Curiosità, eh? Sono anche marito e moglie e hanno già una figlia di nome Yumi. Insieme partono nuovissime avventure in cerca di nuove capopalestre da affrontare, acchiappare nuovi Pokémon, prendere tanti Pokémon in possesso. Wow! Poi con l'avanzare della seconda stagione in Pokémon Orange Island, che in cui Ash e Misty incontrano questo signore che non so ancora il nome, uno Snorlax addormentato sull'isola, sì. E poi iniziano anche i Pokémon di altre generazioni, tra cui Totodile, che è il mio Pokémon preferito. Poi dalla terza stagione inizia Pokémon Ventured, che inizia con Vera, che è una capopalestra. Non è vero, non è una capopalestra, è una bambina sexy e un bambino di nome Mats, che ha la stessa voce di Shizuka di Doraemon, Federica Valenti. Che vabbè, e poi ritorna Tokyo Brock, sempre Team Rocket, e come sempre capopalestra, acchiappare i Pokémon. Che i Pokémon iniziato da 2 stagioni, poi da Adventure Battle, Adventure New Generation, 3 stagioni. Poi si inizia con Pokémon Diamante e Perla, con Lucinda, che è quella bella ragazza con i capelli blu. Vabbè, io l'ho già visto alcune puntate su K2, su Videolina. Ma che... E me, le belle puntate sono belle. Lucinda, Ash e Brock, che sempre a fare cose. Pokémon Diamante e Perla è bello, ma peccato che è iniziato. Chi è quel Pokémon?
e l'inizio della sigla. Vabbè, dei discorsi Diamante e Perla, Pokémon Nero e Bianco, che sono apparsi, non ci saranno più Misty e Brock, ci saranno Iris, quella è il mio capopalestra di Pokémon, cioè il mio personaggio preferito dei Pokémon anime e umano, anche se è tornato in esplorazioni Pokémon. Iris è il mio personaggio femminile sexy di Pokémon e di tutto quanto, perché Iris è bella e c'ha anche un Pokémon che non so come si chiama, Spighetto, che ha un Pokémon di nome una scimmia, qualcosa del genere. Ho visto alcuni episodi, ma questi episodi di Pokémon Nero e Bianco sono belli. Oh, mamma, Pokémon Nero e Bianco è la mia serie preferita, vabbè. Pokémon Istizio, che adesso non sono con Iris e Spighetto, ci sono sempre i Team Rocket in ogni stagione quando c'è Ash e Pikachu. Ricordatelo, ragazzi, ricordatelo! E poi Pokémon Istizio c'aveva la fidanzata, ma non sono ancora sposati, non sono diventati marito e moglie. Serene, vero? E che è la fidanzata di Ash. E poi c'è Clem e Lem, che sono fratelli e sorelle, che assieme a un Deden, questo bebè, mammina inizio là, insieme anche queste, che c'è anche quello per capo palestra femminile, anche Ash vuole partecipare ma non ce la fa. Pokémon Sissio e Enya. Poi c'è Pokémon Sole e Luna. Pokémon Sole e Luna è una serie di Pokémon per le vacanze in cui Ash va a visitare la scuola di Alola, mentre Pokémon Nero e Bianco in Italia. All'Italia! Pokémon Sole e Luna! Ash deve andare alla scuola di Alola assieme a questi, non so ancora i nomi alcuni. Un negro grande con il Charizard, un bambino paccioccone, una bambina sexy con le... Ma me che hai i sandali? Perché una bambina con i capelli blu sexy, che bella, è bella! Poi c'è Lilia, quella bambina con... una ragazzina con il cappello e con il vestitino bianco, e quella ragazza sexy con la salopetta. E insieme c'è anche il ritorno di Misty e Brock, quello della prima generazione dei Pokémon, che fanno molte scoperte e esplorazioni. Ave Maria, perché Ash e Pikachu incontra Misty e Brock? Neanche Togepi. Vabbè, lasciamo va perdere, i Team Squall appaiono sempre nell'anime i personaggi del videogioco. Ma non è possibile, non è possibile! Poi c'è l'attuale stagione di esplorazioni Pokémon. Al momento stanno iniziando esplorazioni Pokémon Master, grazie alla 24esima e 25esima stagione, anche se ha molti episodi, 11.074 addirittura. Sì, esplorazioni Pokémon, Ash è assieme a Go, un ragazzino che assomiglia tanto a Yumi di Puffy AmiYumi, scusatemi per non cale. Questo Yumi, in verità forse è un maschietto, non lo so, che porta con sé quel coniglietto della nuova generazione, che ho dimenticato il suo nome, si chiama, vabbè. È quella ragazzina con i capelli rosa, molto sexy, ma mi piace molto Iris. Che Iris è apparso in Pokémon Esplorazioni Master, l'ultima stagione. E forse farà una 26esima stagione di nuove generazioni di Pokémon. Non lo so! Che vanno in giro per il mondo, attraverso tanti, quelli che hanno già esplorato nelle vecchie stagioni dei Pokémon, che incontrano i vecchi amici, Iris, il rivale di Ash, Gary, ci sono sempre i Team Rocket ad acchiappare i Pokémon, e poi hanno fatto anche uno spin-off di nome Pokémon Chronicles, che non c'è nemmeno Ash, sì, che dice I wanna be winner Pokémon, sì, questo è di... E poi hanno fatto un sacco di film, tra cui Pokémon il primo mi è piaciuto, ma non l'ho visto molto. Beh, è bello, è vero, il Pokémon il film. Ha fatto 20 film. Poi hanno fatto serie animate stupide. Oh, mamma mia, no, ma che cazzo. E poi
attualmente ogni anno stavamo facendo tanti tanti videogiochi di Pokémon, Pokémon Rosso, Pokémon Argento, Pokémon Diamante Perla, Diamante Perla, sì, questo, Pokémon Spada, Scudo, ho fatto Pokémon Snap, Pokémon, ho fatto tanti gadget degli Epimil, tanti gadget. E la sigla prima era di Giorgiovanni e Cristina D'Avena. Tanto che ci mancavano mai la sigla di Pokémon di Giorgiovanni e Cristina D'Avena. Guida Pokémon, 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 Wecherida Pokémon. Ci manca la sigla di Pokémon. Moltissimissimo. E voi ragazzi, vi mancate la sigla di Pokémon? Scrivete nei commenti qui sotto. E adesso c'è le sigle originali che fa manane, li troverai, sì, quel Bunny, che non c'è il nome, ma... Il Vigilante Pokémon è una bella serie, un bell'anime, ma mi piace molto Doraemon e Magikadorimi e anche Lupin terzo. Se mi dispiacerebbe che i Pokémon ci sono sempre, sono dappertutto, fanno molti leak, fanno molte cose, fanno pubblicità, fanno tutto, tutto. Questi Pokémon sono ancora in corso! Anche SpongeBob! Vale mia te! Va bene ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete più mi piace e commentate se conoscete i Pokémon! E la sigla è in descrizione e l'immagine, la playlist e la puntata precedente nell'immagine. E noi ci vediamo al prossimo video. Goda Catchmon, Catchmon, Catchmon. Vabbè, a presto. E acchiappali tutti sti Pokémon, maledizione.